a Segrate oggi, io deputato alla Camera per il Movimento 5 Stelle e Massimo De Rosa e Yolanda Nanni che è consigliere regionale sempre del Movimento 5 Stelle. Siamo venuti qui per vedere una delle grandi opere, la Brebemi, che porterà nuovo traffico e nuovi danni ambientali e sulla salute dei cittadini di queste zone. Come al solito sono opere che non si sostengono dal punto di vista economico, infatti nessuno vuole più investire in queste opere, sono spinte per Expo, ma Expo è solamente una scusa per continuare a portarle avanti. Queste opere chiedono una defiscalizzazione e stanno mettendo il governo in forte difficoltà perché lo stanno minacciando di non finire, di non aprire i cantieri al traffico finché non ci sarà questa defiscalizzazione. Quindi è una vera e propria minaccia delle aziende che stanno costruendo. Posso aggiungere che in questo momento ci troviamo a Segrate, siamo nel giardino di un'abitazione privata, potete forse sentire sullo sfondo e anche il fatto che io debba alzare la voce perché c'è un traffico pazzesco e questa è una situazione normale. Pensate che non è ancora stata inaugurata la Brebemi, che dovrebbe essere inaugurata il prossimo 23 luglio. Noi siamo venuti qui a Segrate per fare una prima ricognizione sulla situazione, perché adesso cosa succede? Che non appena sarà inaugurata Brebemi, tutto il traffico in uscita dalla Brebemi confluirà all'interno della strada Cassanese, quindi sventrando una città, portando ulteriore smog a quello che già c'è qui fuori e naturalmente potenzialmente arrecando gravi danni alla popolazione da un punto di vista ambientale ma soprattutto di salute. Per il Movimento 5 Stelle l'Italia non è un'autostrada e neanche una piattaforma logistica, ma adesso ci spiegherà bene la situazione il presidente del comitato Rumore Cassanese. Mi chiamo Guazzini e sono presidente del comitato Rumore Cassanese e oggi attivista del Movimento 5 Stelle. Mi occupo del problema della viabilità della Cassanese dal 1997 e come sono presidente del comitato Rumore Cassanese. Questa arteria, purtroppo, malgrado noi avessimo già proposto nel 1997 l'interramento, non è stato fatto niente. Abbiamo avuto solamente grandi promesse di declassamento, ma in realtà oggi ci troviamo nel 2014 dove il sindaco ha praticamente nella zonizzazione ha classificato questa arteria in classe D, il che equivale 70 decibel diurni e 60 notturni, superiore ai valori che sono dati alle nuove autostrade e pari ai valori delle vecchie autostrade. Quindi qui siamo stati presi in giro da 17 anni, io ho iniziato a occuparmi del problema quando ne avevo 53, adesso ne ho 70, quindi credo che di fronte a una situazione di questo genere non possa durare. Pioltello ha fatto l'interramento riunificando il territorio. A Segrate abbiamo addirittura chiesto solamente le barriere antirumore e sono state rifiutate. Quindi ci troviamo in una situazione di completa difficoltà. Io paragono la Cassanese al muro di Berlino. Cioè, mentre il muro di Berlino comunque è caduto, la Cassanese ancora è un'arteria che divide in due il paese e non lo fa riunificare. Comunque, con questo problema la gente è costretta a muoversi con i mezzi anche per accompagnare i bambini a scuola perché non c'è sicurezza e se pensiamo che con l'arrivo della Brebemi avremo ulteriore traffico, avremo tre autostrade nel giro di un chilometro in linea d'aria, avremo la Rivoltana, avremo la viabilità speciale e avremo la Cassanese. Cioè di fronte a una situazione di questo genere vuol dire che Segrate sarà letteralmente distrutta dal passaggio veicolare di tir e di auto. Quindi con un inquinamento atmosferico che già misurato nel 2000 faceva 117 microgrammi metro cubo di PM10, figuriamoci cosa avverrà quando arriverà anche la Brebemi. Non solo la Brebemi, poi ci sarà anche l'inserimento del grande centro polifunzionale per Cassi, il quale chiaramente muoverà anche lì migliaia di mezzi. In più abbiamo anche l'INATE,
che scarica sul tessuto di Segrate tutti gli idrocarburi che vengono bruciati. Si uccide la residenzialità, si uccide la salute, si uccide il valore delle case, si uccide la qualità della vita. Andando avanti così non è più possibile.